Sono passati tempi in cui tutti desideravano Pippa Middleton. La sorellina della duchessa di Cambridge aveva incantato tutti nelle vesti di damigella durante il matrimonio di William e Kate. Era riuscita a diventare l'argomento più discusso dell'evento. Poi, però, i riflettori si sono spenti e la sua buona stella sembra averla abbandonata. L'ultima notizia che la riguarda è proprio delle scorse ore. Da tempo ormai, si parlava di trattative in corso tra l'emittente televisiva statunitense NBC e Pippa Middleton. Quest'ultima avrebbe dovuto collaborare con il programma Today, nelle vesti di inviata. Il compenso era di tutto rispetto. La cifra proposta ammontava a 400.000 sterline all'anno, quindi poco più di 560.000 euro. Secondo quanto riportato dal Telegraph, però, il contratto sarebbe ormai sfumato. Il motivo? La prova che la ragazza ha realizzato in Wyoming sarebbe stata giudicata non convincente. Una breve clip del servizio realizzato è stata diffusa online da una ragazza presente sul luogo delle riprese. Il filmato che la ritrae mentre balla tra uomini vestiti da cowboy non è mai approdato sull'emittente televisiva. Un amico di Pippa Middleton, intervistato da Mail on Sunday, ha fornito una diversa versione dei fatti. A suo dire, sarebbe stata la sorella di Kate a rinunciare all'incarico perché la porterebbe a stare lontana dal fidanzato che vive a Ginevra. Ci sono state delle trattative e poi un test che è andato molto bene. Ma per varie ragioni, non potrà essere realizzato uno show che preveda la presenza fissa di Pippa. Non vuole impegnarsi in un lavoro così importante negli Stati Uniti. Ha un fidanzato a Ginevra e la famiglia in Gran Bretagna. Ma è stata una decisione di Pippa. Non crede che il suo futuro possa essere quello. Chi se ne frega.